Un saluto agli amici di Medico Snake. Allora, la settimana scorsa vi avevo portato un unboxing che ritraeva loro i miei nuovi auricolari. Se ve lo siete perso, qua in alto a destra nelle schede per me alla mia sinistra e sia nella descrizione trovate il link per poterlo andarlo a recuperare. Ritorniamo a noi. Sono degli auricolari che sto utilizzando ormai da 2 settimane, di cui mi sto trovando veramente molto molto bene. Quindi direi di non perdere altro tempo e di vederci subito dopo la sigla. That I own and know, I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna try. Come è mio solito fare, quando parlo di questi dispositivi parto sempre dalla confezione di vendita, che anch'essa ha fatto la sua parte. Molto piccola, leggera, minimal, colore verde acqua che mi piace veramente tanto. Al suo interno troviamo il cofanetto con gli auricolari, troviamo il cavetto USB, micro USB per la ricarica, dei piccoli gommini per poterli adattare ai vari padiglioni auricolari, un sacchettino che consente di trasportare comodamente il cofanetto con gli auricolari e un libretto rapido delle istruzioni, purtroppo solo in lingua straniera. Iniziamo a parlare di un punto alla volta e parliamo iniziando dal cofanetto. Cofanetto realizzato completamente in plastica. Sulla parte superiore troviamo il vano d'accesso che ci consente di arrivare agli auricolari e proprio posizionato tra i due auricolari troviamo un pulsante che ci consente di avviare o bloccare la ricarica degli auricolari al suo interno. Sulla parte posteriore troviamo un connettore micro USB che ne consente la ricarica e 4 LED di stato che indicano rispettivamente stato in carica degli auricolari e batteria residua del cofanetto. Ma adesso mettiamo il cofanetto da parte e parliamo di quelli che sono gli auricolari al suo interno. Sono degli auricolari anch'essi costruiti in plastica leggeri e credetemi, sono talmente leggeri che quasi li dimentico dopo averli indossati. E riprendono leggermente lo stile delle Zolo Liberty di Anker, ma vabbè, qua siamo veramente molto molto lontani, ma in alcune linee riprendono quello stile là. Il piccolo particolare di questi auricolari che portano con sé comandi soft touch, ovvero uno solo che ci fa da tutto, un singolo tocco che consente di mettere in play e in pausa la riproduzione musicale oppure di rispondere o riattaccare una chiamata. Prima di collegarli al nostro dispositivo dobbiamo accenderli tutti e due insieme oppure una alla volta, tanto è uguale. E una volta che sono andati in pairing tra di loro, a quel punto possiamo connetterli al nostro dispositivo. E una volta connessi, se avete una versione Android aggiornata oppure con il vostro iPhone, saremo in grado di visualizzare la percentuale della batteria residua. Ma parliamo di uno dei punti importanti di questi auricolari, ovvero come si sentono. Io li sto utilizzando da ormai 2 settimane e devo dire che per quanto riguarda l'ascolto musicale, in chiamata, guardare video su Netflix, video su YouTube, ragazzi, si sentono veramente molto bene. Non sono un audiofilo esperto, questo lo ripeto ogni qualvolta che provo dispositivi di questo genere, ma sia i bassi sia gli alti sono abbastanza bilanciati, chiari e puliti e riescono ad offrire un ascolto musicale, beh, che dirvi molto molto chiaro. Per questo vi ho preparato un ascolto musicale. Come avete potuto sentire, il volume non è abbastanza elevato, ma ciò permette di ascoltare tutto quello che accade intorno a me. Quindi devo dire che questo è un altro punto a suo favore, però ciò non toglie che possiamo ascoltare in modo molto molto chiaro tutta la musica e tutte le chiamate che noi andremo ad effettuare o ricevere. E proprio parlando di chiamate, beh, qui abbiamo una pecca. Nel momento in cui riceviamo o faremo una chiamata, entrerà in funzione solo ed esclusivamente l'auricolare sinistro. Sì, purtroppo le chiamate sono monofoniche e parte solo l'auricolare sinistro. Un altro punto a favore di questi auricolari è sicuramente la batteria, perché mi ha sorpreso particolarmente. Io sono riuscito ad utilizzarle per 4 giorni consecutivamente per 2/3 ore al giorno e facendo un calcolo complessivo sono riuscito a coprire dalle 10 alle 12 ore di autonomia e devo dire che non è poco, ragazzi, veramente non è poco. Sotto questo profilo, per quanto riguarda il profilo batteria, beh, promosse a pieni voti.
Per quanto riguarda la ricarica di questi auricolari, beh, mi sono dimenticato di dirvi un particolare. Non appena noi le mettiamo in ricarica, oltre che avere un magnete all'interno che consente di posizionare l'auricolare nel modo giusto, la ricarica parte automaticamente e va a spegnere automaticamente gli auricolari. E i tempi di ricarica variano da un'ora ad un'ora e mezza, sia dal cofanetto e sia dalla presa elettrica. Quindi devo dire che anche per quanto riguarda il profilo di ricarica, beh, niente da dire, impiegano meno tempo e dopo circa un'ora e mezza siamo nuovamente pronti a riascoltare la nostra musica. Beh, che dici ragazzi di questi auricolari? Beh, io parlo per me personalmente perché mi sto trovando veramente molto bene e come potete vedere altri due paia di cuffie li ho parcheggiati là in fondo per dare spazio a loro. Io ascolto musica, come ho detto prima, 2 o 3 ore al giorno, le collego al computer quando sto a casa per guardare film su Netflix, costantemente connesso al cellulare per ascoltare la mia libreria musicale e lo faccio questo per circa 2/3 ore al giorno. Beh, devo dire che ne hanno sorpreso sia per la portabilità, sia per la leggerezza, sia per la ricarica, tempi di ricarica, e sia per quanto riguarda la durata della batteria. Beh, devo dire che sono riusciti veramente a sorprendermi. Io su Amazon li ho pagati 24 euro e se anche voi volete acquistarli, qua in basso nella descrizione vi lascio il link per poterlo fare direttamente da Amazon. Adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti su di questi auricolari iShip i9100 e fatemi sapere cosa ne pensate. Quindi scatenatevi e lasciate tanti bei pollicioni in su. E ragazzi, sono riuscito a creare un altro tipo di animazione che parte proprio in questo momento, che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita e soprattutto condividete questi video perché aiutano molto il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram perché ultimamente è diventato il mio social primario, là dove vado a pubblicare tutti gli aggiornamenti di questo canale, parlare con voi, scambiarci chiacchiere, pareri e quant'altro. Quindi seguitemi anche su Instagram perché è molto importante. I link li trovate sempre qua in basso nella descrizione. E noi, già lo sapete, ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao!